Amici di Video Game Generation, benvenuti ad un nuovo unboxing. Questa volta vi farò vedere la limited edition di Star Fox Zero esclusiva Wii U. E ovviamente è bellissimo il cartonato esterno, la confezione esterna del gioco, ma andiamo subito ad aprire per vedere cosa c'è dentro. Allora, prima di tutto, ovviamente il gioco scatolato di Star Fox Zero. Niente di particolare. Ma andando più a scavare dentro la scatola troveremo anche Star Fox Guard, sempre gioco per la Wii U, Tower Defense, riguardante il mondo di Star Fox, molto molto carino. E inoltre alla fine andiamo a vedere la chicca di questa confezione, che è la Steelbox di Star Fox Zero, che ho messo al contrario. È bellissima, molto molto bella e ben fatta, ma la cosa figa è che aprendola si va a formare la navicella del nostro protagonista del gioco, con inoltre all'interno ovviamente le linguette per le guide, per i libricini dentro le scatole, i due portadischi per Star Fox Zero e Star Fox Guard, e inoltre avremo le grafiche della navicella da una parte e anche del bipede, dell'astronave che si trasforma in bipede dall'altra. Veramente molto bella, molto ben fatta. Gli appassionati delle Steelbox rimarranno sicuramente soddisfatti. Non ci resta che vedere, ragazzi, insieme la recensione di Star Fox Zero esclusiva Wii U. Nel nuovo capitolo esclusivo per Wii U, Star Fox Zero, vestiremo i panni di Fox McCloud, che insieme ai suoi amici della flotta spaziale Star Fox difenderemo lo spazio dalla minaccia di Andros, una scimmia tanto crudele quanto assetata di potere, che in passato tese un agguato al padre del nostro protagonista. Il gameplay è il classico sparatutto a scorrimento che richiama molto lo stile di gioco dei predecessori, aggiungendo la possibilità di trasformare l'Airwing, ossia la navicella che piloteremo, in tre differenti mezzi: il bipede Walker, il Growing, molto simile ad un elicottero, e il Landmaster, un potente tank. Star Fox Zero non è un titolo da affrontare in solitaria. Fondamentale sarà l'aiuto offerto dai nostri compagni di volo, i quali, se lasciati al proprio destino, dovranno ritirarsi rendendo il livello molto più complicato. Il botta e risposta dei protagonisti via radio ci accompagnerà per tutta la campagna, facendoci vivere un'autentica esperienza aerea. Il sistema di controllo non è dei più intuitivi e facili da gestire. Infatti, sullo schermo del pad avremo una visuale in prima persona direttamente dentro la navicella, mentre sul monitor TV la fa da padrona il volo libero con la visuale in terza persona. Districarsi tra i due schermi mentre la battaglia incombe spesso ci porterà nel caos, rendendo difficoltosa la mira e non facendoci godere appieno il titolo. I ragazzi di Platinum Games hanno fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il comparto tecnico, adottando una grafica poco complessa, rendendo il gioco fluido e sfruttando appieno l'hardware della Wii U. Nonostante i problemi legati al controllo dell'astronave, Star Fox Zero rimane comunque un buon titolo per la console casalinga Nintendo, accontentando sia i fan della saga, sia chi si approccia per la prima volta alla volpe spaziale. Da Brigius e Anto Cappello di Paglia è tutto, ci vediamo al prossimo video!